Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo vuoto Etina Day, cosa mangio in un giorno? Oggi vi faccio vedere qualche ricettina estiva, così potete segnarvela e prepararle appunto in questi giorni molto molto caldi. Allora, partiamo subito dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di preparare un tiramisù fatto con le fette biscottate e lo yogurt. Sicuramente l'avrete visto in giro sul web e io l'ho voluto provare ed è buonissimo, ragazze, è straconsigliato ed è facile da preparare. Basta semplicemente immergere le fette biscottate in latte e caffè, o se preferite anche direttamente nel caffè se lo volete più strong. Dopodiché metteteci appunto lo yogurt che preferite, yogurt greco, yogurt normale. Io in questo caso ho messo un semplicissimo yogurt al cocco e delle gocce di cioccolato. Se siete golose metteteci anche un po' di cioccolato, tipo sciroppo appunto, e create semplicemente gli strati appunto come un semplice tiramisù. E il vostro tiramisù con le fette biscottate è già pronto per essere mangiato. Se lo volete bello freddo, vi consiglio di prepararlo la sera prima. Per quanto riguarda invece il preparato, un'insalata di farro, semplicissima anche questa da preparare. Ho sciacquato il farro sotto l'acqua fredda, dopodiché l'ho cotto in acqua ben salata per circa 30 minuti e nel frattempo ho tagliato pomodorini. Ho messo il tonno in una ciotola insieme anche ai fagioli cannellini e della rucola fresca. Una volta cotto il farro, ho inserito all'interno della mia insalata e questo è stato un pranzetto veloce, fresco, ricco di proteine e di fibre. Ottimo appunto per l'estate. Per quanto riguarda lo snack invece, ho fatto dei muffin ai mirtilli. Avevo una voglia di dolce, quindi ho preparato questi muffin sofficissimi e buonissimi. È facilissima anche questa ricetta, come potete vedere qui ci sono tutti gli ingredienti. Con questa dose che vi sto dando ve ne vengono fuori circa 10 grandi, altrimenti circa 20 piccoli, quindi regolatevi anche in base alla grandezza delle vostre formine. Io utilizzo delle semplici formine di quelle in alluminio, oppure quando ce le ho quelli in carta. Con quelli in carta, che sono un po' più piccoli, ne vengono molto di più. Potete sostituire i mirtilli con delle gocce di cioccolato. Questi vanno in forno a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Questi sono i miei muffin e i mirtilli. Adesso prepariamo insieme invece un'altra insalata fatta però di pollo e arancia. Si sembra strano l'accostamento, ma in realtà è deliziosa, dovete assolutamente provarla. Tagliate l'arancia a pezzettini e nel frattempo cuocete appunto le fettine di petto di pollo in padella. Una volta cotte, mettete all'interno di una ciotola della rucola, l'arancia tagliata a pezzettini con il suo succo e infine il petto di pollo che si sarà raffreddato. Mettete un po' di olio, un tappino di aceto di mele, sale se volete, altrimenti è buona anche così. Mescolate la vostra insalata, è pronta. È una ricetta molto estiva e davvero molto molto buona. Come vi dicevo, sembra strano l'accostamento, ma ve la consiglio, dovete assolutamente provarlo. Allora, questo è stato il mio What I Eat in a Day. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, continuate a lasciarmi tanti tanti like, aspetto i vostri commenti, io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!